In Campania si possono trovare anche dei vini principeschi. Scopriamolo insieme. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presento 100 Moggia di Terre del Principe. Siamo a Castel Campagnano, in provincia di Caserta, e qui, in questo piccolissimo paese di poco più di 1000 anime, ha sede Terre del Principe, cantina che ho avuto modo di conoscere al mercato dei vignaioli indipendenti di Fivi a Piacenza. E qui ho conosciuto Peppe e Manuela, i due proprietari della cantina, legati da una storia d'amore che li ha portati a coltivare e ad acquistare questi terreni, appunto nella zona di Castel Campagnano, e a fondare Terre del Principe, la loro cantina. Il principe ovviamente è il principe azzurro di Manuela, che è appunto Peppe. Qui loro producono soprattutto per due vitigni tipici della zona: il Pallagrello nella sua versione bianca e nella sua versione nera, e il Casavecchia, che è quello che noi andiamo a di cui andiamo a parlare oggi con il nostro 100 Moggia. Tutti questi, il vino di cui parliamo oggi rientra nella IGP Terre del Volturno Casavecchia, e questo vitigno è particolare, proprio autoctono della Campania, e anche abbastanza misterioso, ha un'ampelografia ancora abbastanza sconosciuta. Quello che si è potuto capire è che di fatto pare non sia un clone di altri vitigni, ma proprio un vitigno autoctono, molto legato al territorio, in quanto è difficile, se non addirittura quasi impossibile, impiantarlo in terreni diversi rispetto a quelli di provenienza. Come vediamo dalla scheda, il vino che degustiamo oggi è prodotto con 100% uve Casavecchia, la gradazione alcolica è di 13 gradi, l'annata è il 2015. Come sempre, partiamo per descrivere il nostro vino dal colore: questo rosso rubino con riflessi violacei, quindi un rosso abbastanza scuro, si fa veramente fatica a vederci attraverso. Andiamo a sentirlo al naso. Allora, una caratteristica tipica di questo vino è questa nota selvatica che poi piano piano arieggiandolo si smorza, però è proprio un carattere del Casavecchia. In più c'è una nota molto fruttata, una nota di more, di mirtilli e anche di spezie dolci. Si sente soprattutto nel finale la liquirizia, anche questa è un'altra nota caratteristica. Andiamola a sentire al gusto. Morbido, un tannino che percepibile però non fastidioso, ha una grande persistenza e anche insomma è una media struttura, quindi è un vino sicuramente interessante. Altre due note che voglio darvi: è un vino che pare sia molto predisposto anche all'invecchiamento, può raggiungere anche circa i 20 anni come vitigno Casavecchia, quindi probabilmente andrebbe anche assaggiato a distanza di anni per vedere la sua evoluzione. Si ne producono all'incirca 3500 bottiglie all'anno di questo vino. Cosa altro possiamo dire parlando delle solite categorie con le quali appunto faccio la degustazione? Per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, ecco, questo è un vino non propriamente economico. La fascia di prezzo è tra i, diciamo, 20, 25, 26 euro, quindi già comincia a essere un vino abbastanza importante. È sicuramente un vino da grande occasione, mi viene in mente come un vino da pranzo della domenica, quindi quando si hanno degli ospiti
di riguardo e gli si vuole far bere qualcosa di particolare, ecco che sicuramente il 100 Moggia è una ottima scelta. Come abbinamento in cucina, sicuramente questo è un classico vino da carne, è un vino per ad esempio anche il capretto, l'agnello e anche per il maiale. Secondo me trova un ottimo abbinamento. Per le occasioni d'uso abbiamo già detto appunto un pranzo domenicale, quindi qualcosa anche di ricco, opulento, è un vino da festa, è un vino che secondo me vi fa far bella figura a una cena, a un pranzo con ospiti. Ecco, queste sono le occasioni nel quale sicuramente vi darà quella marcia in più. Temperatura di servizio tra i 16 e i 18 gradi, forse anche un pelino meno in estate. Ovviamente è richiesta un'apertura anticipata di almeno una mezz'oretta, questo per fargli prendere un po' d'aria e soprattutto per smorzare almeno quell'iniziale, come vi dicevo prima, odore di selvatico che così a prima annusata potrebbe un po' trarvi in inganno. Dovendo dare un giudizio complessivo, devo dire che è una bella scoperta, è un vino particolare, proprio molto locale, appunto del casertano, quindi se avete l'occasione di poterlo acquistare, fatelo, perché effettivamente vi fa assaggiare un qualcosa di veramente tipico della zona e anche per uscire un po' dai classici vini campani. Quindi provatelo e vi consiglio, magari poi ne parlerò in una prossima degustazione, anche il Pallagrello, che è un altro vitigno tipico di cui parleremo. Anche di questo ne ho acquistato una bottiglia al mercato Fivi e quindi una buona occasione per tornare a parlare di questa cantina. Bene, anche per oggi la degustazione termina qui. Se questo video come sempre vi è piaciuto, un mi piace è gradito, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle uscite dei nuovi video. Vi ricordo inoltre che se avete qualche domanda, dubbio, perplessità, con l'hashtag AskTheWine qui sotto nei commenti potete farmi tutte le domande che desiderate. Io per il momento vi saluto e vi ricordo che i minori di 18 anni non devono bere, che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, ma soprattutto vi chiedo ancora un attimo di pazienza perché fra un po' arrivano i voti.